L'azienda sanitaria unica regionale ASUR ha attivato un percorso attraverso un gruppo tecnico con l'obiettivo di mettere in campo quanto necessario per ottenere un'adeguata copertura vaccinale negli operatori sanitari. Un primo passo che stabilisce specifiche disposizioni volte alla tutela personale sanitario e dei pazienti. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 6.34 con epicentro a 2 km a ovest di Campotosto, L'Aquila. Lo si legge sul sito dell'INGV. La scossa segue quella di magnitudo 3.3 registrata nella stessa zona nella notte. Un uomo di 36 anni, Livio Ragni, di Grotta a Mare, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Cuprense. Per cause al vaglio dei carabinieri, la sua vettura è finita prima contro un albero e poi in una scarpata. Il 36enne lascia la moglie e due figli. È deceduto dopo essere caduto dal primo piano di una ditta nella quale stava effettuando lavori. Si tratta di un elettricista di Avezzano di 69 anni. L'uomo è caduto nel vuoto da un'altezza di oltre 5 metri sbattendo la testa. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri di Avezzano per i rilievi del caso. L'Italia Under 21, guidata da mister Di Biagio, si impone con la Slovenia e vince per 4-1. Tra i marcatori, il giocatore dell'Ascoli Favilli e il marchigiano Orsolini, ora all'Atalanta. Le altre due reti azzurre sono state segnate da Cutrone, Milan e Chiesa. Venerdì 8 e sabato 9 settembre a Pescara Vecchia ci sarà il Festival del Saltarello, un progetto culturale promosso dal Comune di Pescara, Regione Abruzzo e imprenditori del Consorzio Pescara Vecchia.